oggi per questo incontro, che è un incontro di avvio di un percorso. Le persone che vedete qui oggi sono alcune fra i promotori e fra gli ideatori di questo laboratorio Rabin che presentiamo oggi. Ed è un percorso, come ho detto all'inizio, che abbiamo ritenuto importante. Poi chi mi succederà spiegherà meglio i dettagli del laboratorio, gli obiettivi e le finalità. Io, giusto per rompere il ghiaccio, vorrei dire questo, che non soltanto dal 7 ottobre, ma soprattutto dal 7 ottobre, si è dimostrato quanto sia complessa e sia difficile la realtà che ci troviamo a vivere ogni momento. Il 7 ottobre ha innescato un trauma all'interno della società israeliana, ma anche in Occidente e anche in particolare qui in Italia, dentro la realtà della diaspora, per quel che riguarda il mondo ebraico, ma ha innescato anche un processo che forse era stato rimandato in questi ultimi anni, per così dire, di chiarimento all'interno della sinistra italiana. Cioè, gli ultimi 20 anni, per così dire, sono stati trascorsi sulla base di stereotipi e di idee che non hanno retto alla luce della realtà. Il laboratorio Rabin nasce insieme a un'associazione storica nella sinistra italiana, che è Sinistra per Israele, che da sempre sostiene il principio dei due popoli e due stati in Medio Oriente, quindi uno Stato ebraico e uno Stato palestinese, lo Stato di Israele e lo Stato palestinese. E tuttavia sappiamo benissimo che questo obiettivo è stato, per così dire, come minimo congelato negli ultimi anni. Poi è arrivato il 7 ottobre e il 7 ottobre ha dimostrato che in questo silenzio e in questo rinvio continuo covava un sentimento di odio, di fanatismo, di radicalismo e di ideologia molto forte. Non sta a me ovviamente qui provare anche soltanto a ricostruire la storia del mancato percorso verso i popoli e due stati, ma quel che abbiamo assistito dopo il 7 ottobre, qui in Europa e qui in Italia, come dicevo, ha un po' smosso quella situazione congelata in cui un po' tutti ci eravamo ritrovati. Abbiamo assistito, per la verità, per molto poco a una forma di solidarietà nei confronti di Israele e delle migliaia di vittime subite, per lo più civili, il 7 ottobre, soprattutto nei kibbutzim a sud di Israele, soprattutto vittime che erano, come è stato evidenziato, quelle che più avevano sostenuto il percorso di una pace e di un dialogo tra israeliani e palestinesi. Ma subito dopo è accaduto qualche altra cosa. È accaduto che in qualche modo l'asse dell'opinione pubblica si è settimana dopo settimana spostata e si è spostata su posizioni radicali. Ora, non nascondo il fatto che questa traslazione è derivata anche dalle notizie che arrivavano dal fronte di guerra e da Gaza, cioè dalle modalità con cui Israele ha ritenuto di rispondere militarmente all'attacco subito sul 7 ottobre. Una risposta pienamente legittima sul piano internazionale, ma che si è tradotta, come purtroppo abbiamo visto, in modalità che hanno generato scalpore, proteste e una serie di movimenti. Ma non ci si è limitati a questo. Abbiamo anche assistito negli ultimi mesi a un emergere trasversale nell'opinione pubblica e purtroppo alcune volte anche all'interno delle organizzazioni politiche a una serie di stereotipi e di pregiudizi che ancora una volta dimostrano una certa difficoltà, per così dire, nel analizzare il contesto nella sua complessità. In altre parole, la lettura che è stata data degli ultimi mesi è quella per cui c'era uno Stato, Israele, che attaccava in violazione di qualsiasi norma di diritto, soprattutto nei confronti dei civili, e si è parlato a un certo punto
senza più capacità di separare e di distinguere la realtà dai veri concetti giuridici, semplicemente di genocidio. Ecco, questo è qualcosa che ci ha colpito molto. Ci ha colpito soprattutto vedere come a sinistra alcune manifestazioni abbiano volutamente diminuito o addirittura ignorato quel trauma che Israele aveva subito il 7 ottobre. Mi riferisco ad esempio a molte frange del movimento femminista che hanno ignorato il fatto che tra la tanta violenza subita il 7 ottobre c'è stata anche quella nei confronti delle donne, una violenza che vorrei ricordare, che ricordo sempre, continua ancora oggi, ancora in questo momento, perché ci sono decine di ostaggi in mano ad Hamas e sappiamo purtroppo che vengono o sono state sottoposte a violenza anche durante la prigionia. E poi è successo qualche altra cosa, è successo appunto che questo sdoganamento ha fatto riemergere in breve un forte spirito antisemita. Tutti i dati, tutti gli osservatori del fenomeno lo registrano, e questo è un dato anche che non si registrava da molto tempo. Insomma, in questo scenario, allora abbiamo ritenuto che si potessero fare alcune cose, come sempre, si può sempre decidere cosa fare di fronte a delle difficoltà. Molti, registriamo nell'opinione pubblica, anche a sinistra, va detto, si sono un po' accodati a questo mainstream e senza attardarsi a sviluppare una capacità di analisi, di critica e di riflessione, hanno un po' seguito l'opinione generale. E quindi abbiamo assistito, per esempio, nei talk show, sui giornali, a letture, direi, unilaterali del conflitto, in cui a un certo punto si è fatta difficoltà anche solo a distinguere le scelte di un governo e di una maggioranza ben determinata con il resto del paese. Sono state quasi del tutto ignorate invece le proteste che nel paese, in Israele, quasi subito si sono alimentate contro le scelte del governo. Un'altra soluzione però, ed è quella appunto che ci ha portato alla volontà di creare il laboratorio Rabin, è stata quella di provare a ritornare a pensare, a elaborare un pensiero critico, a cercare di interpretare la complessità del mondo, in particolare in quell'area del mondo, ma non soltanto, perché il laboratorio Rabin, come poi dirà chi mi seguirà, ha anche l'obiettivo di essere un luogo e un soggetto di dialogo in questa parte del mondo con altri soggetti. Il nostro obiettivo, in altre parole, è quello di, grazie all'aiuto delle tante persone, donne e uomini, che hanno subito accettato di far parte del laboratorio e di creare quindi un comitato scientifico di assoluta qualità, di tornare a elaborare un pensiero, di ricominciare a fare chiarezza su alcuni concetti base: cosa si intenda per sionismo, qual è stata la storia di Israele, qual è la realtà oggi di Israele, una realtà molto complessa che difficilmente si riesce a comprendere stando da quest'altra parte del Mediterraneo, e anche ovviamente riflettere sull'antisemitismo, sulle nuove forme di antisemitismo che oggi si moltiplicano. Noi nelle ultime settimane, e con questo chiudo lasciando poi la parola agli altri relatori, negli ultimi mesi abbiamo visto molte volte nelle piazze soltanto le bandiere palestinesi, opzione ovviamente del tutto legittima, ma quello che ci ha colpito è che quelle bandiere erano accompagnate da slogan e da frasi che inneggiavano a una totale liberazione della Palestina, sottintendendo una totale delegittimazione dello Stato di Israele. Ecco, quella è una forma di pregiudizio molto forte. Credo che a sinistra si debba fare chiarezza, su la differenza che c'è, per esempio, tra criticare un governo israeliano e quello di comprendere la realtà di Israele e la complessità di questo paese. Da ultimo, e veramente ho chiuso, questi ultimi giorni ci dimostrano quello che molti hanno fatto finta forse di non vedere, cioè che l'antisemitismo gode di buona salute, soprattutto nella destra di questo paese. È un antisemitismo molto forte, molto radicale, che impregna le strutture, in questo momento, del partito di maggioranza relativa.
Ieri finalmente, con un grande ritardo, la Presidente del Consiglio ha ritenuto di dover dire qualcosa sull'inchiesta giornalistica di Fanpage. Si nota un certo imbarazzo, a me viene in mente soltanto una frase in cui si dice in quella lettera che Fratelli d'Italia non può tollerare i nostalgici dei regimi totalitari del Novecento, che è una frase, se voi ci pensate, un po' curiosa, perché a voler essere larghi i regimi totalitari del Novecento sono stati il fascismo, il nazismo e lo stalinismo. Ora, mi sembra difficile che in Fratelli d'Italia ci siano degli stalinisti, dei nostalgici dello stalinismo. Quindi il fatto che si sia voluta mantenere una frase così larga dimostra che gli imbarazzi sono ancora tanti dentro quel partito e che non sarà una sola lettera, per quanto lunga e per quanto giunta in ritardo, a fare chiarezza. Ecco, il laboratorio Rabin ha come obiettivo anche di accendere un faro su quell'aspetto e su quella parte della società e della politica italiana. Grazie. Ieri il rabbino capo di Parigi al Jerusalem Post ha detto che oggi è chiaro che non c'è futuro per gli ebrei in Francia. Secondo me è sufficiente una dichiarazione di questo tipo per spiegare perché nasce il laboratorio Rabin. Cioè, noi nasciamo, e adesso spiegherò nel dettaglio che cos'è questo centro studi che vuole muovere i primi passi, con il prioritario obiettivo di combattere dal punto di vista culturale e intellettuale un antisemitismo che è devastante, dilagante e che purtroppo attraversa le società europee come il Medio Oriente. Antisemitismo, come ha detto bene Massimiliano Boni, che è ormai la cifra identitaria anche di un pezzo consistente della società europea, non soltanto della politica francese, della destra italiana e talvolta purtroppo anche di una parte di sinistra che pur esprimendo posizioni politiche sono legittime all'interno di un spettro democratico di posizioni, tracimano e trascendono in posizioni di questo tipo. E queste posizioni, secondo noi, sono pericolose e negative, anche perché si fondano su una scarsa capacità di capire i processi, di analizzare e studiare i motivi per i quali esiste un conflitto e si determinano le condizioni politiche di questo conflitto. E noi pensiamo che la politica, in quanto tale, non sia sufficiente a dare le risposte che oggi servono per contrastare efficacemente una lettura banalizzata e semplificata delle questioni dei processi. Cioè, pensiamo che la risposta politica, la risposta intellettuale più forte, sia una risposta che vada più in profondità, che provi, come diceva Massimiliano, a approfondire, a studiare, a capire, esprimendo un punto di vista equilibrato, razionale, rigoroso. Dico cose banali, ma nel dibattito politico e anche intellettuale del nostro paese sui temi che ci interessano, spesso l'equilibrio, il rigore analitico, la razionalità sono doti rare. E quindi abbiamo pensato di mettere in campo, di provare a costruire un centro di riflessione, di ricerca, di studio e anche di formazione, ovviamente coinvolgendo innanzitutto una quarantina ad oggi di donne e uomini della cultura, della università, delle professioni, della politica, che però sono uniti da questa convinzione, cioè che occorra affrontare questi problemi e queste riflessioni ad un livello più profondo. Ovviamente noi non viviamo il nostro impegno, la nostra iniziativa in contraddizione con le idee politiche che esprimiamo sul conflitto medio orientale. Deve essere chiaro, noi che nasciamo come dal seno di Sinistra per Israele e che vogliamo svilupparci con Sinistra per Israele, siamo donne e uomini di sinistra, che quindi hanno una propensione naturale per la convivenza, per il dialogo e per la pace. La prospettiva politica dei due popoli, due stati è per noi un a priori necessario. È un presupposto fondamentale per rafforzare un posizionamento culturale, intellettuale e politico all'altezza delle sfide che abbiamo. Quindi non facciamo sconti politicamente, ovviamente, al governo Netanyahu
e alle posizioni politiche e intellettuali che sostengono quella che appare una destra nemica di un processo di pace, incompatibile, incapace di governare un processo di dialogo e di convivenza, e che anche in Israele ha scatenato delle mobilitazioni e un'opposizione democratica vicino alla quale noi ci sentiamo di esprimere le nostre posizioni. Quindi per noi, ma so che tra di noi e tra molti di noi non dico cose eretiche, non c'è contraddizione tra una lotta senza quartiere all'antisemitismo e una difesa senza quartiere al diritto di Israele a esistere nei propri confini e a difendersi e a difendere la sua identità e la sua cultura istituzionale, democratica e quindi anche culturale, e una critica a percorsi e processi ideologici, culturali e politici che allontanano il processo di pace, che allontanano la soluzione del conflitto. Ecco, noi nel nostro piccolo proviamo a mettere insieme biografie, esperienze, sensibilità differenti per dare una risposta più alta, più profonda, se possibile, più ragionata, più colta, nella misura in cui siamo in grado di esprimerlo, che si posizioni in questo campo e che quindi dia una risposta a questo livello. Non sfuggo alla domanda e concludo: che cos'è il Laboratorio Rabin? È un qualcosa, un centro studi, un gruppo di formazione e ricerca che ovviamente nel prossimo anno metterà in campo delle iniziative. Iniziative rivolte sia al mondo della politica, della sinistra, dell'associazionismo, della cultura del nostro paese ed europea e israeliana, ma anche momenti di formazione dedicati a quei pezzi di società che a noi paiono oggi un po' più fragili, proprio nella capacità di raccontare, descrivere e capire i processi in campo. E quindi faremo incontri di confronto e riflessione, ma faremo anche momenti di formazione dedicati ai ragazzi, alle studentesse, agli studenti, a tutti quelli che capiscono che il tema è importante, ma oggi non hanno strumenti sufficienti per affrontarlo. Abbiamo diviso sin qui il nostro lavoro, ma è un lavoro assolutamente embrionale, che anzi chiediamo a tutti voi di frequentare e quindi in questo modo di rafforzare. Abbiamo diviso il nostro lavoro in tre gruppi di lavoro: il primo che si dedica all'antisemitismo, il secondo che si dedica a Israele, cioè a capire meglio che cos'è oggi Israele, la sua società, la sua cultura, i suoi assetti ed equilibri politici, e poi ovviamente il grande tema, e su questo soprattutto, ma non solo, do la parola ad Alessandra Tarquini, il tema del sionismo, della storia di Israele e di una riflessione che non può che partire da elementi oggettivi, come dicevo, di conoscenza, senza i quali è complicato fare politica. Tutto questo grazie, lo dicevo, all'impegno di un comitato scientifico i cui membri abbiamo elencato su un sito internet che da oggi è online, che è laboratoriorabin.eu, quindi non cito i nomi per non far torto a nessuno, e che davvero lo dico come invito alla partecipazione e alla condivisione di un percorso, è aperto alla disponibilità di impegno di tutti quelli che con i loro mezzi e le loro competenze vogliono darci una mano. Io vi ringrazio, lascio la parola ad Alessandra e poi a Lia Quartapelle. Grazie. Sarò brevissima, anche perché molto è stato già detto e non, appunto, non voglio ripetere. L'unica cosa, volevo dire solo due cose che, come dire, mi fanno sentire questo progetto, questa iniziativa, in modo, insomma, con una certa importanza. La prima riguarda appunto le università. Le università sono state, sono tutt'oggi un centro, diciamo così, mobilitato, sono molte delle nostre università sono occupate da attivisti e da studenti che, come è noto, come sappiamo, chiedono il boicottaggio, cioè chiedono di interrompere i rapporti culturali, scientifici con i centri di ricerca israeliani. Non è un fenomeno soltanto italiano, è un fenomeno collettivo che ci invita a riflettere su quello che sta succedendo. Di fronte a questa grande mobilitazione noi abbiamo visto, diciamo, rettori e senati accademici comportarsi in modi molto diversi, non c'è una unitarietà.
ci sono state rettrici e rettori che hanno dichiarato la loro non disponibilità al boicottaggio, ma ci sono anche le università, faccio degli esempi, Torino, Palermo, l'Accademia di Belle Arti di Bologna, che hanno interrotto i rapporti con, diciamo, penso all'Erasmus, no? Che forse ricordiamo tutti. Allora, tutto questo che cosa ci dice? Io credo che ci dica delle cose appunto importanti che danno un senso al laboratorio Rabin, direi anche più in generale a Sinistra per Israele. E cioè questa che ricordavano sia Massimiliano che Simone, necessità di tornare a pensare, a riflettere, a studiare. Simone diceva, dico banalità, e forse no, non è una banalità la necessità di approfondire le origini, la storia, la conoscenza di uno dei conflitti più intricati, complicati, difficili del Novecento. Questa è la prima grande ragione. La seconda è quella di cercare di contrastare una narrazione che si è diffusa, la vediamo nelle scritte dell'università, la Sapienza ha 330.000 euro di danni dall'occupazione recente. Fra le varie cose, la scritta From the River to the Sea, Palestine will be free, e ci dice una cosa importante, ci dice che è passata in qualche modo una narrazione, quella narrazione secondo la quale nel 1948, diciamo così, per una parte importante del mondo arabo, il 48 corrisponde alla Nakba, la catastrofe. Allora, stiamo dicendo che una parte importante di studenti universitari e di docenti condivide il fatto che, appunto, la nascita di Israele è una tragedia, è una catastrofe. Stiamo assistendo ad un meccanismo collaudato di due tipi, da un lato che quando gli ebrei sono morti nei campi di concentramento gli europei sono solidali, quando gli ebrei fondano uno Stato un po' meno, e l'altro meccanismo collaudato è quello della, come dire, la labilità del confine tra antisionismo e antisemitismo, si dice no ma io sono antisionista, non antisemita, no? E uno appunto, come ricordava Simone, dovrebbe chiedere a chi dice questo, ma scusa, che cos'è il sionismo appunto, no? Allora, certo, una realtà composita che nasce alla fine del Novecento, che di fatto è la cultura politica fondativa dello Stato di Israele. E quindi viene in mente Grossman che dice Israele è l'unico Stato del quale non si critica questo o quel governo, ma si critica lo Stato nella sua interezza. Allora, perché approfondire, perché studiare, perché e cosa cercare di fare? È difficile, appunto, è ovvio, noi non siamo per nostra fortuna sotto le bombe di Gaza, non abbiamo vicini di casa violentati e massacrati il 7 ottobre, quindi qual è il margine di intervento e di manovra? È quello di appunto creare spazio. La cultura da sola non è sufficiente. Le persone colte non sono garanzia di pace e di dialogo, no? Si ricordava i regimi totalitari del XX secolo sono composti da persone anche coltissime che hanno combinato dei massacri collettivi nei confronti dell'umanità. Quindi la cultura da sola non è sufficiente. Sappiamo però che il contrario sì che è sufficiente, cioè sappiamo che l'ignoranza certamente non ci porta alla pace. Quindi se la cultura non è garanzia di soluzione del conflitto, certo è che l'ignoranza alimenta il pregiudizio e rende molto complicato il riconoscimento dell'altro. Allora, il riconoscimento dell'altro, la possibilità di tenere insieme presupposti, storie, percorsi, diritti diversi, perché è di questo che noi stiamo parlando, e non lo sto dicendo per dare una botta di qua e una botta di là, perché appunto, come ricordava Simone, e come sappiamo tutti, è uno dei conflitti più complicati, no, della storia del Novecento. Possiamo dire che le responsabilità della classe dirigente israeliana sono enormi nella non nascita dello Stato palestinese, così come lo sono quelle degli stati arabi confinanti, e ancor di più, vorrei dire, negli ultimi anni quelle degli stessi palestinesi. Allora, di fronte a questo, il percorso qual è? Appunto, un percorso di conoscenza. In fondo le stesse università, quelle che pensano di isolare Israele, che tra l'altro è una stupidaggine per vari motivi, perché noi isoliamo la parte, diciamo, come dire, più disponibile al dialogo di un paese, quindi dovremmo fare esattamente il contrario, noi non dovremmo boicottare proprio nessuno. Allora, perché? Perché il dialogo? Perché appunto il dialogo consente, se è un dialogo serio, se è un dialogo, come dire, di alto profilo, cercando di garantire, non voglio dire la scientificità, ma vorrei dire che garantire quella serietà analitica a cui facevi riferimento, cioè capire,
aspettare, prendere tempo, anche perché in questo momento tante appunto alternative non ci siamo, non ci sono. Una cosa mi sembra chiara e come dire, ma forse è un giudizio più politico che, se vogliamo, che culturale, ed è appunto l'idea di non condividere, non accettare l'antisionismo e l'antisemitismo da ovunque vengano, perché è vero che è chiaramente trasversale, esiste storicamente un antisemitismo di destra, come abbiamo visto esiste ricorrente a un antisemitismo di una parte di sinistra radicale. Allora noi non possiamo accettare né questo antisionismo il cui confine con l'antisemitismo non è mai chiaro, così come lo vorrei dire, noi non possiamo neanche accettare l'attuale politica del governo israeliano e di chi lo sostiene, perché non abbiamo capito dopo 9 mesi di guerra e di carneficina che come uscire da questa tragedia, come uscire da questo incubo. E non l'abbiamo capito perché non abbiamo capito che cosa, cioè fino a quando proseguirà la distruzione di Gaza e chi, come e quando saranno gli interlocutori di Israele domani. Allora, nell'attesa appunto di capire tutto questo, il laboratorio Rabin è una piccola, media, grande, non lo so, scommessa nella quale crediamo fermamente. Grazie. Ma aggiungo poche cose perché tante le hanno già detto Alessandra Tarquini, Simone Uggioni e Massigliano Boni. Oggi nasce il laboratorio Rabin ufficialmente, che è una delle attività che avvengono come conseguenza del rilancio di Sinistra per Israele, che è un rilancio che abbiamo ritenuto doveroso dopo il 7 di ottobre, perché sentiamo oggi più che mai la necessità, da un lato, di difendere la prospettiva dei due popoli, due stati, e purtroppo sono poche le realtà che lo fanno nel dibattito occidentale, e dall'altro lato riteniamo che vanno riprese le ragioni da sinistra di sostegno di Israele e non del suo governo in questo momento. Riteniamo anzi che questo governo, sia il governo Netanyahu, sia la principale minaccia alla sicurezza di Israele e a una possibile prospettiva di convivenza con la Palestina. Quindi noi ci mettiamo lì, ma anche da tutta un'altra parte. Abbiamo scelto la figura di Yitzhak Rabin, un politico, uno straordinario politico israeliano di sinistra, che da sinistra ha difeso le ragioni della pace e della sicurezza di Israele e della convivenza con i palestinesi. Una figura che, diciamo, nell'immaginario di noi, ormai di una certa età, è una figura straordinaria, ma che per esempio per i più giovani è una figura che, appunto, essendo scomparsa 30 anni fa, è una figura del passato. E quindi riteniamo invece che vada fatta rivivere quell'esperienza, rivivere quella memoria, rivivere anche gli errori storici che hanno portato al suo assassinio, perché non dimentichiamo le responsabilità di un certo discorso di odio alimentato dalla destra israeliana che ha seminato i semi che hanno portato all'assassinio di Yitzhak Rabin e dello stesso Netanyahu. Nasce il laboratorio Rabin come risposta, da un lato, alla curiosità che è emersa dopo il 7 di ottobre nell'universo anche della sinistra per capire che cosa sta succedendo in Israele e in Palestina e che cosa si può fare perché ci sia la pace, e dall'altro come risposta all'ignoranza. È stato detto molto bene prima sia da Massimiliano che da Alessandra che da Simone. Il pregiudizio purtroppo prolifera nella generalizzazione e nell'ignoranza e nella banalizzazione. Il laboratorio Rabin è una risposta esattamente a questo, al fatto che appunto vengono detti degli slogan che fino a qualche anno fa sembravano totalmente impensabili, che c'è una confusione tra i coloni occupanti della Cisgiordania e l'idea che l'Israele sia uno stato occupante, nel senso che occupa anche quella che noi riteniamo essere i confini legittimi di Israele, cioè i confini del 1967. Nel dibattito, soprattutto giovanile, ma non solo, a sinistra, nella sinistra radicale, ma non solo,
c'è una confusione tra alcune questioni che è sconcertante. Noi vogliamo dare un contributo, è un contributo piccolo, però credo che tutti quanti noi dal 7 di ottobre ci siamo interrogati non tanto su le parole da spendere, le dichiarazioni più efficaci da fare, ma su delle azioni concrete che dall'Italia potessero portare un piccolo seme per riseminare una prospettiva di convivenza e di pace. Ovviamente, essendo il conflitto israelo-palestinese il conflitto più complicato e più antico del mondo, non pensiamo che il laboratorio Rabin sia la soluzione, ma è quello che ci siamo, diciamo, uno dei contributi che ci siamo sentiti di fare. E devo dire, il riscontro che abbiamo avuto da tantissime personalità della cultura ebraica e non, di sinistra, tutti, italiani e in Israele, è stato veramente molto ampio e ha superato, credo, tutte le nostre aspettative. E le attività che abbiamo in mente sono delle attività che vanno da incontri a incontri virtuali, a podcast, quindi danno veramente un ventaglio di idee, di iniziative che metteremo in campo a brevissimo, che dicono di quanto probabilmente c'è bisogno di questo tipo di iniziative. E siamo in attesa di vedere altre cose fiorire da altre prospettive culturali, di altri che raccontano altre storie. Sappiamo di come, diciamo, se ci sarà quando ci sarà la pace, sarà una pace in cui conviveranno due narrazioni della storia. E quindi aspettiamo, insomma, di poter partecipare insieme ad altre realtà con lo stesso spirito, quindi quello di contribuire da un lato a sradicare l'ignoranza e dall'altro di dare un piccolo contributo alla pace anche con altre realtà che magari partono da una prospettiva palestinese. Pensiamo che in questo momento c'è bisogno davvero di contrastare l'ignoranza e il pregiudizio e l'antisemitismo, in questo momento più che in qualsiasi altro momento. E pensavo che sia importante farlo da sinistra, perché la storia di Israele è una storia di sinistra, è una storia di solidarietà, è una storia di pionierismo, è una storia di patriottismo, è una storia di resistenza, è una storia socialista. E spesso queste cose sono state dimenticate, e se non si capisce la storia non si capisce l'oggi, non si capisce il domani. E poi pensiamo che anche il domani di Israele sia un domani democratico, solidale, di convivenza, e quindi vogliamo dare un contributo, perché è solo dalla conoscenza, come diceva molto bene prima Alessandra, che si mettono delle basi. Non sono sufficienti, ma senza le basi, senza quel tipo di basi, senza la conoscenza, senza guardare il passato, gli errori, le cose positive, il percorso, non si riesce ad affrontare il futuro. E quindi, insomma, pensiamo che abbiamo scelto di presentarlo qui alla Camera perché pensiamo che questa sia un'azione di cultura, ma con una forte valenza istituzionale e politica. E quindi noi proseguiamo in questo lavoro, speriamo che possa avere un riscontro, speriamo che altre persone possano esprimere un sostegno, un'adesione, una volontà anche di darci una mano. E ringraziamo chi finora ha aderito al progetto, appunto, e a chi lo sta coordinando. Grazie.